cambiano gli scenari. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Il posto fisso va scomparendo, mentre l'inventarsi un lavoro diventa spesso un nuovo must. La rivoluzione digitale e le dinamiche legate alla robotica sono appena all'inizio. Eppure l'accelerazione degli ultimi 20 anni è pari a quella dei 400 anni precedenti. Quali sono i riflessi? I giovani appaiono smarriti, spiazzati, impauriti rispetto alle nuove sfide. Servono competenze trasversali e un nuovo atteggiamento proattivo e imprenditivo. Il sistema scolastico, accademico e formativo opera nell'ambito delle attività di propria competenza, ma non basta. Occorre allenarsi al futuro, sapendo che il mercato del lavoro alza di continuo l'asticella della competitività. Come farlo? Esercitando un doppio sguardo, costante, su di sé e sul mondo che cambia. Significa imparare a conoscersi, a mettersi in gioco, a utilizzare strategie e strumenti, a informarsi. Il Jobbing Fest è un percorso sperimentale che prova a infondere consapevolezza e responsabilità, a spingere su passione e creatività, curiosità e ascolto, a far conoscere scenari, strumenti e metodologie. Il Jobbing Fest è il modo migliore per tenerci allenati al futuro. Ci ha dato una panoramica sul mondo del lavoro e di come si sta evolvendo, sulle nuove figure professionali e su quali siano le competenze richieste da questo mercato. La cosa che possiamo fare da adulti responsabili è ascoltare i bisogni dei giovani e provare a riempire di contenuto le loro vite allenandoli di continuo. Non per farli diventare supereroi, ma per aggiungere dosi di equilibrio, determinazione, competenza, socievolezza, creatività, comunicatività, intraprendenza. Jobbing Fest, la palestra del futuro, per i protagonisti del proprio domani. Bene, buongiorno e benvenuti. Benvenuti a questa quarta giornata del Jobbing Fest edizione 2021. Un evento che vuole portare sostanzialmente una narrazione costruttiva ai giovani, soprattutto ai ragazzi che frequentano le ultime classi delle scuole superiori lucane. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere tantissime classi degli istituti agrari che si stanno collegando, si sono collegati da Potenza, Lago Pesole, Sant'Arcangelo, Lavello e Pisticci. Hanno accolto il nostro invito, così come nelle precedenti giornate lo avevano fatto i professori e i dirigenti scolastici, che ringraziamo, delle scuole interessate, perché è importante e fondamentale oggi più che mai raccontare il futuro possibile. Abbiamo chiamato così questa edizione, futuro possibile, perché spesso, soprattutto poi a causa della pandemia, lo sappiamo, le notizie che arrivano sono notizie che ci inchiodano un po' ad un presente asfittico, ad un presente da cui non si riesce molto a venire fuori per le note cause che ci stanno attanagliando tutti. E quando si parla di futuro, soprattutto in termini di lavoro, lo si fa in termini di futuro negato, no? Spesso ci si lamenta, spesso è difficile riuscire a capire che tipo di futuro ci aspetta. Noi abbiamo scelto una narrazione costruttiva. Che cosa significa? Non neghiamo i problemi sono tantissimi, sono evidenti, ci sono e lo sappiamo, però ci concentriamo sul processo, su quello che sta avvenendo anche sul nostro territorio, soprattutto sul nostro territorio, come vedremo oggi, e indichiamo delle soluzioni, delle opportunità, delle testimonianze positive, dei casi che ci fanno sperare che tutto sia appunto possibile, anche se difficile, lo ripetiamo. Jobbing viene da un po' un sinonimo di jogging, no? Un allenamento, un training per la nostra mente, perché soprattutto in questo periodo i limiti che ci vengono in qualche modo suggeriti dal contesto esterno si annidano nella nostra testa. E allora oggi vogliamo provare a metterli un po' in dubbio senza voler convincere nessuno. Ma se si esce da qui avendo una certezza all'inizio che è tutto impossibile, che non ce la possiamo fare, che non c'è lavoro, che ce ne dobbiamo per forza andare, che siamo soli, queste sono le convinzioni un po' dei paradigmi ricorrenti che ci si annidano nelle nostre teste. Se usciamo di qui, da queste due ore, con una messa in dubbio di questi paradigmi ricorrenti, noi siamo già felici. E poi chiederemo a voi, ragazzi delle scuole, di restituirci a fine giornata
un questionario di gradimento in cui vi chiederemo se questa narrazione costruttiva vi è piaciuta, vi è stata utile, su che cosa volete approfondire e verticalizzare le prossime occasioni di incontro, e vi chiederemo anche di raccontarcelo voi, il futuro possibile, attraverso un contest che abbiamo messo a punto e che attraverso i vostri linguaggi, che sono le foto, i video, i disegni, le canzoni, ci possano raccontare appunto questo futuro possibile da parte vostra. E con il contest mettiamo in palio dei premi importanti come tablet, come kit per podcasting e come altri gadget, soprattutto dal Fondo Sociale Europeo, che vi gratificheranno per aver partecipato attivamente a queste iniziative. Oltre al Fondo Sociale Europeo, che ho già citato e che è il partner storico del Jobbing Fest, devo ringraziare fin da subito il FEAS, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che da quest'anno si aggiunge ai sostenitori del Jobbing Fest, che ci accompagna insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Camera di Commercio, Università della Basilicata, Consiglio Nazionale dei Giovani, ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori e tanti altri organismi pubblici e privati che hanno colto questa sfida, che è una sfida di sistema, quella appunto di raccontare il futuro possibile, e hanno voluto in qualche modo raggiungerci e sostenerci. E a questo proposito, per dare il benvenuto ufficiale al FEASR, io do la parola per il suo saluto istituzionale al direttore generale Donato Del Corso, che vedo già collegato e che quindi ci può portare il suo saluto. Grazie, grazie Vito, spero che mi sentiate. Assolutamente. Ok, grazie, buongiorno, buon lavoro, grazie di questo invito e di questa bellissima iniziativa, insomma, che è da noi molto attenzionata con molta, molta attenzione, perdonatemi il gioco di parole, perché il lavoro, insomma, il mondo del lavoro, dei giovani, nell'agricoltura che cambia, è chiaramente di interesse strettissimo per il nostro dipartimento. Riporto i saluti all'assessore Fanelli, che per un contrattempo non può essere presente oggi, e comunque lui da giovane, insomma, è più giovane di me, quindi si sente molto vicino a voi, insomma, a questo mondo. Dicevo, il mondo dell'agricoltura sta cambiando rapidamente, però un dato volevo evidenziare che il comparto agricolo in questo anno orribile della pandemia è stato forse l'unico comparto che ha retto e ha offerto opportunità di lavoro. È un mondo, dicevo, che cambia, non dobbiamo abbandonare, ma credo che insomma già una cultura in tal senso si stia sviluppando, dobbiamo abbandonare l'immagine tradizionale del lavoratore agricolo. Oggi i lavoratori in agricoltura sono dei professionisti, e sono professionisti di varia tipologia. L'impresa agricola, come sapete, spazia dal turismo alla commercializzazione, alla trasformazione dei prodotti, quindi le professionalità che sono richieste in agricoltura sono sempre in evoluzione e in cambiamento. Sono cambiamenti, diciamo, che si riflettono anche poi su tutto, diciamo, anche il sistema. Basti pensare che in quest'anno, diciamo, di pandemia si registrano, insomma, leggevo oggi proprio sul Corriere della Sera, dei cambiamenti di, diciamo, persone che si sono reinventate un lavoro, no? C'era un maestro, una cameriera, un estetista, si sono reinventati un lavoro avendolo perso purtroppo per la pandemia, e hanno trovato un'occupazione più bella e più soddisfacente nel comparto agricolo. Quindi io mi limito a questo saluto perché, ripeto, sicuramente i relatori che mi seguiranno, insomma, c'è l'autorità di gestione del FESR, il dottor Restaino, che sicuramente vi illustrerà quelle che sono le prospettive, le possibilità che il PSR, il Programma di Sviluppo Rurale, sia quello che in conclusione, sia il prossimo, metteranno a disposizione per i giovani in termini di opportunità, di nuove opportunità lavorative. Vedo anche, insomma, tra i relatori la professoressa D'Antoni, quindi che è una delle massime esperte di innovazione in agricoltura, e quindi vi potrà sicuramente dire molto sulle nuove professionalità in quest'ambito. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
Grazie, grazie, grazie direttore. Questa prima fase è dedicata ai saluti, poi avremo una parte introduttiva che riguarda appunto gli scenari, quelli a cui accennava lei, che sono scenari fluidi in continua evoluzione, per cui l'invito ai ragazzi è quello di sintonizzarsi su questi cambiamenti per riuscire a intercettare le proprie opportunità. Una seconda parte sarà dedicata alle misure che vengono dal FES, dal PSR, ma anche dal Fondo Sociale Europeo per i ragazzi e quindi un invito a coglierle, misure che già sono reali o sono in cantiere, come vedremo. Ancora saluti istituzionali brevissimi da parte del Fondo Sociale Europeo, da parte dell'autorità di gestione Domenico Tripaldi, li vediamo subito. Buongiorno a tutti, soprattutto a voi, questa edizione 2021 del Jobs Fest. Io sono Domenico Tripaldi, autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo della Regione Basilicata e sono molto lieto di darvi il benvenuto a questa manifestazione. Mi auguro che anche quest'anno, così come negli anni precedenti, questa manifestazione raccolga il vostro interesse e susciti il vostro entusiasmo. La Regione Basilicata, d'accordo con le politiche europee, cerca con questo fondo di porre in essere tutte le azioni necessarie ad informare e stimolare le giovani generazioni circa le opportunità di formazione e poi di lavoro che si rendono disponibili. E quindi molto importante che seguiate questa manifestazione, un ringraziamento ovviamente anche agli istituti scolastici e ai vostri docenti per la sensibilità dimostrata e buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie anche al Fondo Sociale Europeo e a Domenico Tripaldi. Poi nella seconda parte, insieme a Vittorio Restaino del FESR, ascolteremo anche Giuseppe Sabbia, responsabile della comunicazione del Fondo Sociale Europeo, ognuno dei quali ci racconterà appunto quali sono le opportunità che si stanno delineando in questo periodo, come dicevamo, abbastanza complesso. È un periodo, e qui entriamo già in tema scenari, ringraziando e salutando i miei colleghi del team, Palma, Simone, Rocco e Giulia, che sono da quest'anno attivamente impegnati a rappresentare una cinghia di trasmissione, chiamiamola così, tra i ragazzi che sono tra i banchi di scuola e noi un po' più adulti e senior. Sono quattro, e ce n'è anche un'altra che è Alessia, che oggi non c'è, ragazzi che sono fuori dalla scuola e alcuni dall'università, alcuni ci stanno ancora dentro, ma sono agli sgoccioli e possono rappresentare un po' sia le difficoltà sia le opportunità che ci sono nel futuro possibile che stiamo raccontando. E poi cederò a loro il timone quando parleremo di curriculum, quando parleremo di opportunità legate a sintonizzarsi appunto su questi nuovi scenari. Ma vi voglio raccontare un po' questi nuovi scenari, come stanno cambiando, molto in breve. E lo faccio con una metafora, no? Che è quella del mondo rovesciato. Questo Covid ci ha portato in qualche modo a rovesciare tutto quello che pensavamo fosse certo. Pensiamo, come dico sempre, alla stretta di mano. Addirittura in agricoltura, voi lo sapete, lo sanno i nostri genitori, i nostri nonni, la stretta di mano è stata sempre il simbolo del patto tra persone, il patto inalienabile tra persone. Beh, oggi quella stretta di mano è diventata addirittura una minaccia da cui difendersi. E quindi questo rovesciamento ci porta un po' a ricalibrare, a ripensare tutte quelle che erano le nostre certezze. E allora, diciamo, assecondiamo questo rovesciamento di fronte e proviamo a mettere in dubbio tutto quello che ci viene raccontato, ad iniziare dal classico non c'è lavoro. Io, se fossi nelle classi e chiedessi a voi, ma ragazzi, secondo voi il futuro, che in futuro c'è lavoro o non c'è lavoro, mi direste tutti non c'è lavoro. Ma che cosa significa? Proviamo a mettere in dubbio questa frase che non significa nulla. Non c'è lavoro significa che siamo fermi, che è tutto fermo, che le aziende non assumono e che il paese è stagnante completamente. Beh, non è così. Io vi ho messo qui, ma giusto qualcuno degli articoli che vengono pubblicati periodicamente, che dice che anche nel 2020, anche i trend per il 2021 dicono che invece ci sono
le opportunità di lavoro. Le aziende vogliono assumere, ma spesso ci sono posti di lavoro o opportunità che non vengono colte. E perché non vengono colte? Proviamo a rovesciare allora lo sguardo, proviamo a vedere che cosa ci manca per cogliere queste opportunità. Questa è uscita a fine 2020, questa slide che ci diceva che 900.000 posti di lavoro sarebbero rimasti vuoti, vacanti, per la carenza di competenze digitali, e questo trend si è verificato. Se vediamo la cartina di destra, vediamo che l'Italia ha un celestino scoloritissimo, alla pari di Turchia, Bulgaria, Romania. Questo significa che le nostre competenze digitali sono ancora molto insufficienti rispetto a quello che il mercato ci chiede, mentre il blu più scuro, vedete, delle altre nazioni europee, indica che i giovani soprattutto, ma non solo, sono in possesso di quelle competenze digitali che oggi entrano nel 97% delle professioni ed entrano, come vedremo fra poco, tantissimo anche in agricoltura. Quindi cominciamo a interrogarci sulle nostre competenze. Competenze che non sono solo quelle digitali, ma sono anche quelle trasversali, le soft skills di cui sentite spesso parlare. Oggi che cosa facciamo in questa giornata? Proviamo ad esercitare il pensiero critico. Che cos'è? È quello che ci dice: va bene, ci stanno raccontando questa cosa, mettiamola in dubbio, proviamo a ragionare con la nostra testa. Che cosa significa? Andiamo a vedere invece qual è l'altra faccia della medaglia o del prisma, perché oggi è tutto talmente complesso che si può guardare da tantissimi punti di vista. Proviamo a esercitare la nostra creatività, che è quella che ci distingue dalle macchine, la nostra intelligenza emotiva, la nostra empatia, tutte caratteristiche che per fortuna macchine, robot, algoritmi non hanno e che sono dotazione umane. Proviamo a esercitare tutte queste facoltà proprio per eliminare questo gap, questo vuoto che c'è tra noi che cerchiamo opportunità lavorative nel futuro e il futuro che ce le dà queste opportunità. Ma se non colmiamo questo vuoto sarà davvero difficile cogliere, perché in effetti il mercato ha alzato la sua asticella e oggi ci chiede di utilizzare i due emisferi del nostro cervello, quello a sinistra che è quello più logico e razionale. Fino a 20 anni fa, 25 anni fa, dovevamo fare solo quello. C'era qualcuno che ci diceva: ok, entra in azienda, fai questo, fai quello, non importa, non pensare, devi essere rutinario e devi fare quello che ti viene ordinato. Oggi invece la situazione è completamente cambiata. Dobbiamo usare anche l'emisfero destro, quello dell'intelligenza emotiva, quello dell'immaginazione, quello del rischio, della creatività, dell'empatia e dell'intuizione, che sono tutte doti che servono tantissimo anche agli imprenditori che vivono, come noi, una fase molto complessa. E qual è la metacompetenza del futuro? Si chiama metacompetenza perché ne racchiude tante altre al suo interno. Quello di imparare ad imparare, perché i lavori che ci sono oggi, fra 5 anni probabilmente non ci saranno più, saranno cambiati, ci saranno nuovi trend e così via. Dobbiamo essere pronti a imparare continuamente. Per fortuna impareremo qualcosa che ci piace, come in agricoltura tantissime cose si stanno sviluppando. E quindi, insomma, tutte queste competenze vanno allenate. E allora rovesciamo il termine: non c'è lavoro? Io dico: dipende da te, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità di allenarci, allenare questi muscoli delle competenze e di capire che cosa sta cambiando all'interno del mercato del lavoro, che cambia, come dicevamo, molto molto velocemente. Un po' di autocritica. Allora, ognuno di noi può osservare, può alzare le antenne dell'osservazione e vedere che tantissima gente che cosa fa? Si rifugia nella lamentazione, nella colpevolizzazione. Lo Stato non funziona, la Regione non funziona, la scuola non funziona, il Comune non funziona. Ok, ma questo è facile, no? Perché alibi e scuse ne troviamo tantissime. Il difficile invece è fare autocritica, dire che cosa posso fare io per me stesso e per gli altri. Avere fiducia, costruire reti di relazioni positive, aiutare, influenzare gli altri, apprendere continuamente. Questo è difficile ed è un vero lavoro e lo fanno in pochi. Perché è facile restare sul fronte della lamentazione, è facile criticare anche chi raggiunge il successo, perché come vedevamo dalla slide precedente che ora vi faccio vedere, noi
tendiamo a vedere soltanto la punta dell'iceberg, il successo, chi viene fuori da un caso di successo e lo vediamo con il macchinone, lo vediamo con i simboli, gli status symbol che evidenziano come sia diventato ricco e famoso. Quello che non vediamo che c'è sotto la superficie dell'iceberg sono il sacrificio che ha fatto, la dedizione, la perseveranza, il fallimento. Il fallimento è una parte del successo. Io non ho mai conosciuto nessuno che sia arrivato al fallimento in modo lineare, al successo senza fallire almeno una, due volte. E questo lo dobbiamo tenere in conto se vogliamo costruire anche noi una carriera di successo, qualsiasi sia la nostra intuizione, il nostro concetto di successo. Il mondo e il mercato del lavoro, vi dicevo, cambia, si trasforma continuamente, propone delle professioni come oggi ci sono il data scientist, il data analyst, cioè coloro che analizzano i dati, o i social media, gli influencer, le start-up. Tutto questo è oggi su quest'onda, ma fra 2 o 3 anni possono cambiare completamente le scale gerarchiche e quindi i vertici di questi lavori. Quello che non deve mai cambiare, secondo noi, sono i valori profondi che dobbiamo portare dentro noi stessi e condividere con gli altri. Onestà, etica, trasparenza, affidabilità. Quante persone conoscete che sono davvero affidabili, che gli viene chiesto un compito e lo portano a termine come si deve? Attiene al tema della responsabilità, dobbiamo alzare l'asticella della responsabilità, dobbiamo essere più resilienti, lo sentite, no? Dobbiamo essere più pronti a diventare forti nonostante le difficoltà, e questo va allenato, non è né scontato e né semplice da realizzare. Faccio vedere quest'ultima slide per dirvi che le aziende mettono al centro della loro azione da qui ai prossimi decenni proprio questo, la cultura, i valori e lo scopo, cioè tutto quello che è profondamente dentro di noi che può aiutare le aziende ad evolversi, perché anche gli imprenditori stanno vivendo una fase difficile di continuo cambiamento. Ultimo aspetto che vi volevo far considerare. Il successo ce l'hanno sempre dipinto così, titolo di studio e stipendio, ok? Se abbiamo questo siamo a posto. Oggi non è più così, ma voi, giovani generazioni, state trasformando questo concetto, perché lo stipendio resta importante, certo, il titolo resta importante, certo, ma ci sono altre componenti che riguardano il mondo, la sfera personale, fare un lavoro che ci piace, ma quanto sarebbe bello, quanto sarebbe importante, però lo dobbiamo conquistare questo lavoro che ci piace, perché conquistandolo avremo sanità mentale e salute fisica, andremo ogni giorno a lavorare anche svegliandoci prestissimo, come fanno tanti vostri colleghi imprenditori agricoli, e lo faremo con il sorriso sulle labbra, sapendo che il lavoro è duro, ma che magari ci riserva anche un po' di tempo libero per noi stessi. Insomma, cambiano i concetti legati al lavoro e io spero che molti di voi, quando escono da scuola, che seguano il percorso universitario o che vadano subito a provare ad immettersi nel mercato del lavoro, possano sintonizzarsi su questi concetti così importanti di un mercato che cambia. Fatta questa premessa, vi volevo portare a considerare appunto gli scenari dell'agricoltura che cambiano e che sono cambiati soprattutto quando non soltanto la tecnologia, quanto un concetto fondamentale che è nelle linee guida del prossimo futuro, non solo italiano, europeo e mondiale, quando questo concetto si è diffuso, che è quello della sostenibilità. E allora ho chiesto alla professoressa Paola D'Antonio dell'Università di Basilicata di raccontarci proprio questo paradigma, questo cambio di scena che è arrivato quando la sostenibilità è diventato il cuore non del problema, ma delle opportunità. Vediamo che cosa ci ha detto. Sicuramente il tempo, gli eventi, la sensibilità mutata dei cittadini e quindi anche degli agricoltori, che non dimentichiamo sono i primi veramente agenti, operatori che appunto hanno in carico la protezione dell'ambiente, della biodiversità, hanno un approccio nuovo all'agricoltura, un approccio che in alcuni casi è stato visto anche come
un qualcosa motivato da una contrazione necessaria dei costi produttivi, ma fondamentalmente siamo di fronte a degli strumenti nuovi che appunto consentono un approccio sostenibile di gestione e produzione sostenibile. Il Covid poi sicuramente ha dato una grande spinta all'utilizzo di queste tecnologie. Pensiamo infatti alla blockchain, pensiamo alla tracciabilità dei prodotti, pensiamo alla sicurezza alimentare, all'e-commerce delle produzioni dei prodotti agricoli. Bene, è evidente che con il Covid la necessità di avere degli strumenti di questo tipo ha consentito anche la gestione delle produzioni, diciamo, a distanza. Anche in questo caso parliamo sempre di una produzione sostenibile. L'introduzione di queste nuove tecnologie presuppone che ci sia nell'agricoltore, nell'operatore agricolo, nell'imprenditore agricolo una sensibilità a questo tema, ma soprattutto una conoscenza di queste tecnologie. Quando parliamo di macchine a guida automatica, quando parliamo di mappe di prescrizione, quando parliamo di ratio variabile, è evidente che le competenze dell'agricoltore, del tecnico in agricoltura cambiano le competenze del professionista che deve accompagnare, evidente, questo tecnico nella sua attività. E allora cambiano, evidente, anche gli scenari formativi che gli atenei mettono in campo per accompagnare questa formazione. Però io penso, e questo è un mio pensiero legato anche ad una esperienza, insomma, anche abbastanza lunga universitaria, che oggi gli studenti hanno degli strumenti innati, ecco, di avvicinamento alla digitale, alla tecnologia, e che anzi per loro il fatto di poter riscontrare che l'agricoltura non è più solo un lavoro duro che nel dopoguerra aveva allontanato dalle campagne tanti giovani per indirizzarli nell'industria, nella città. Non è più quello, anzi l'agricoltura offre degli scenari veramente interessanti. L'agricoltura oggi è digitale, ma è anche robotica, è IoT, è droni, ecco, quindi è una tecnologia che sicuramente può creare delle condizioni più affascinanti e più accattivanti anche per i giovani. Ecco, questa era una prima pillola da parte della professoressa D'Antonio. Chiaramente io vi invito, c'è una chat qui interna su Zoom, qualsiasi domanda vogliate farci, partecipate, interagite, perché sia all'interno di Zoom, sia all'interno delle pagine Facebook, Jobbing Fest, Fondo Sociale Europeo e Lavoradio su cui stiamo trasmettendo, potete interagire e commentare man mano che vi daremo questi stimoli con delle clip, come avete visto, molto piccole, fatte proprio a modi snack news, cioè piccole notizie che ci consentono in qualche modo di riflettere su quello che sta cambiando. E per rovesciare ancora di più, poi la professoressa D'Antonio la risentiremo fra poco con altri 3 minuti su quello che sta succedendo nel nostro territorio a Matera, in particolare con la Casa delle Tecnologie, un esperimento fantastico di rilevanza nazionale. Per rovesciare ancora i termini, ci hanno raccontato sempre il nostro territorio come debole, come periferico, come fragile, un territorio ricco di punti di negatività da cui andarcene, da cui scapparcene. Noi vi presentiamo qui ospiti ed esperti che rovesciano il punto di vista. Il prossimo ospite si chiama Frank Arleo. Lui ha inventato un'agenzia che si chiama Rurarity, cioè ruralità rara. Perché? Perché succede esattamente il contrario di quello che ci viene raccontato, cioè tanta gente cerca la Basilicata non per i suoi punti di debolezza, ma per i suoi punti di forza, che sono gli stessi che noi pensiamo siano invece i punti deboli da cui scappare. È un concetto che vi faccio raccontare molto meglio di come l'ho detto io adesso da Frank Arleo, che vi consiglio di seguire sui social, soprattutto su LinkedIn, che so che non è molto utilizzato da voi giovani, ma è importantissimo per intrecciare e incrociare i percorsi e i cammini con tanti esperti come lui.
Hai detto bene, c'è gente che contatta Rurality, per esempio, per avere dei luoghi in cui non si vedono luci nelle circostanze. Oppure ci viene fatta una richiesta contraria. Mi assicuri, per esempio, la domanda, mi assicuri che non ci sono aeroporti nell'arco di 3 ore? Oppure mi assicuri che non si sentono rumori di macchine quando vado a passeggio con il cane lungo quel mio immobile potenziale? Addirittura c'è anche chi mi dice sei sicuro che la prima strada, quella asfaltata, non si trovi troppo vicino all'immobile? Cioè dobbiamo immaginarci tutta una nicchia di persone che stanno cercando di trovare valore, o meglio, sanno che abbiamo questi valori, cioè per esempio una bassa densità abitativa, basso inquinamento luminoso, anche quella che è stata sempre la nostra grande debolezza. Io ancora sento dire il problema sono le strade. Certamente la viabilità interna va migliorata, non ci sono dubbi, però attenzione, c'è un mondo che sta andando alla ricerca della ruralità rara, cioè di quei posti che non hanno le comodità come ce le siamo immaginate nel tempo precedente. Stanno cercando un altro tipo di comodità, che è la bellezza autentica, la vivibilità della natura in maniera autentica, il poter veramente... c'è stato un video qualche giorno fa che racconta i borghi, cioè la volontà di fare di nuovo socialità vera. Abbiamo vissuto con la mascherina e stiamo vivendo ancora con la mascherina, ma il cervello ha bisogno di vedere appunto il viso, di raccontarsi, di guardarsi negli occhi. Queste cose qui sono ormai diventato bene prezioso, sono talmente preziose questi elementi che lì sopra ci si annida il turismo rurale, che è invece un turismo diversissimo da quello che prendere l'aereo 10 volte l'anno per andare ai Caraibi. Quel mondo lì, che può essere stato interessante per anni, deve fare i conti con un modello in cui la gente comincia a guardare gli aspetti anche del quanto impatto ho io nel muovermi nel mondo. Se ognuno di noi finge di poter vivere con un Ryanair tutta la vita, non è quello. Cioè, abbiamo capito che le cose non funzionano tantissimo. Quindi dentro questa dinamica si innesta una serie di lavori potenziali, dal mondo, ripeto, dell'immobiliare a quello del turismo, a quello dell'agricoltura sana, perché tutto sommato abbiamo ancora in questi territori la maggior parte dei prodotti IGP, tipici, DOP, e su quello possiamo ancora fare moltissimo, per esempio mettendo tutto ciò che è Internet of Things, cioè sensori, nel mondo della comunicazione del prodotto piuttosto che dei servizi. C'è tutto ancora un lavoro da fare. E insomma, c'è tutto un mondo da conoscere, ma sintonizzando però la nostra testa su quello che sta cambiando in positivo e su quelle che sono le opportunità che possiamo cogliere. Altrimenti rimaniamo con questi messaggi negativi che hanno continuato a rimbalzare nella nostra testa, no? Nel non c'è nulla qui, che è molto pericoloso e che ci portano però purtroppo fuori strada rispetto alle cose che stanno effettivamente cambiando. Io la scorsa settimana, per dirvi, ho fatto uno zapping sulle varie notizie che trovo poi man mano sulla rete e ho trovato questa notizia. Total investe 3 milioni di euro su un progetto che si chiama CED, Centro di Eccellenza per Droni Astigliano, con un commento dell'assessore regionale. Beh, quanto sono importanti i droni in agricoltura? Quanto è importante che io, giovane, che ho una passione per l'agricoltura di precisione, per l'agricoltura che incrocia le tecnologie, possa andare attivamente a cercare che cos'è questo progetto CED, chi sono gli attori, a mettermi in contatto. Devo far di tutto perché le cose succedono sui territori, però noi dobbiamo attivarci, altrimenti se attendiamo che qualcuno venga a proporci il lavoro bussando a casa nostra, beh, è tutto molto difficile che ciò avvenga. Però le cose avvengono sui nostri territori, come vi preannunciavo, avvengono anche degli esperimenti nazionali, come la Casa delle Tecnologie di Matera, che è un esperimento grandioso che il governo precedente e quello attuale sta continuando. Il governo precedente ha voluto portare a Matera
come una delle tre città italiane in cui sperimentare le tecnologie avanzate. E queste tecnologie avanzate incrociano tantissimo l'agricoltura. Ce lo facciamo spiegare ancora in 3 minuti dalla professoressa D'Antonio e poi chiudiamo questa fase per passare poi a quella della ricerca attiva del lavoro. Sì, beh, la Casa delle Tecnologie è un progetto importante, un progetto ambizioso, ma un progetto importante non solo per la Basilicata, per l'Italia, è un progetto importante per l'Europa, è un progetto finanziato dal MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, ed è realizzato dal Comune su una progettazione che vede partner appunto l'Università della Basilicata, il Politecnico di Bari, il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche. È un progetto impegnativo perché è un progetto che vede uno stanziamento di 15 milioni di euro, prevede la realizzazione appunto di una casa delle tecnologie, quindi di una struttura in cui si sperimentano e si trasferiscono tecnologie all'avanguardia che riguardano l'intelligenza artificiale, la robotica, che riguardano la gestione sostenibile dell'ambiente, la sicurezza dei cittadini, l'agricoltura di precisione. E proprio per dedicare una, diciamo, proprio perché il Ministero, lo Stato, vede nella realtà, nella città di Matera, nel comprensorio agricolo produttivo del Sud Italia, una importante area di sviluppo e di grandi potenzialità in termini proprio di progettualità, ma di applicazioni tecnologiche, questa Casa delle Tecnologie ospiterà anche un giardino delle tecnologie. Il giardino è un'area, un parco molto ampio, previsto in una superficie di 6.000 metri quadri. All'interno di questo parco avremo appunto uno spazio più ristretto che appunto avrà il nome di giardino, circa 600 metri quadri, in cui verranno impiantate specie autoctone, arboree, erbacee, ortive, floricole, e la loro gestione sarà appunto improntata ad una gestione sostenibile con tecnologie innovative per l'agricoltura di precisione, con un controllo logicamente ambientale delle condizioni ambientali, anche questo con tecnologie nuove, e il giardino sarà anche un'area che ospiterà anche una serra in cui appunto si sperimenteranno, ma allo stesso tempo si rappresenteranno tecnologie nuove per appunto la gestione protetta delle colture, delle produzioni. Oltre a questo, una biblioteca che sarà un punto di ritrovo, anche con logicamente la possibilità di approfondire seminari, ma anche momenti di trasferimento di conoscenze e di saperi alla stessa cittadinanza, e aree logicamente che vedranno in pieno campo la dimostrazione di queste nuove tecnologie. E io dico che è un progetto molto importante perché è un progetto di trasferimento tecnologico alle aziende, alle start-up, alle imprese, ma anche un progetto di trasferimento delle conoscenze ai cittadini, alle scuole, agli enti di formazione, perché appunto quindi è un progetto che non pensa solo a trasferire ciò che è di innovativo come tecnologia, ma anche a sensibilizzare il cittadino su quella che è il contesto, l'importanza, la sensibilità appunto che bisogna avere nel gestire lo spazio comune, un po' ricordando le parole dell'enciclica di Papa Francesco. E insomma, questo sarà un appuntamento importante con la Casa delle Tecnologie, quindi a Matera, in Basilicata, ma come magari ci dirà anche più tardi Vittorio Restaino del FEASR, c'è il biodistretto dell'Alto Bradano, che è una realtà che si sta affermando, insomma, in tutte le aree della nostra regione. Per quanto riguarda l'agricoltura del presente e del futuro, c'è tanto movimento. Bisogna soltanto andare a capire e intercettare quello che sta succedendo e poi provare a fare di queste occasioni anche una propria opportunità per quanto riguarda il futuro. E a proposito di futuro, io non so quanti di voi
proseguiranno gli studi universitari, quanti di voi proveranno a sintonizzarsi subito sul mondo del lavoro. Questo non posso saperlo, se fossi in classe farei un rapido sondaggio. Però abbiamo riservato con il nostro team una sezione, una piccola sezione a come sta cambiando la ricerca attiva del lavoro, soprattutto passando attraverso quello strumento tradizionale ma molto rivisitato che è il curriculum. Allora io cederei la parola a Palma Bertani, che è la nostra team leader, per provarci a raccontare queste evoluzioni e poi ci fermiamo per una decina di minuti per vedere un po' di domande e risposte se ci sono, per avviare un'interazione e poi passare alla fase degli strumenti. Gli strumenti che già ci sono da parte del FEASR o sono in cantiere, da parte del Fondo Sociale Europeo, da parte della Camera di Commercio, da parte di tantissimi organismi sul territorio che vi aiutano già da oggi a fare questa transizione da scuola a formazione, da scuola al lavoro. Tanti strumenti che esistono e magari non sempre arrivano al vostro orecchio e ve li vogliamo rappresentare. Allora a te Palma. Innanzitutto buongiorno a tutti, è sempre un piacere incontrare i ragazzi e le scuole in queste attività, in questo evento. Allora, perché vi parliamo noi che siamo così giovani di lavoro? Perché effettivamente siamo quelli che lo stanno sperimentando come si ricerca attivamente il lavoro. E io per prima in questi periodi, essendo laureata da poco, mi sono messa alla ricerca e proprio come anticipava Vito, l'importanza anche dell'uso di LinkedIn. LinkedIn è un social che vi consiglio, appunto, vi consigliamo di utilizzare, un social per la ricerca del lavoro, perché io per prima sono riuscita a trovare un impiego attraverso LinkedIn. Comunque, parlando appunto di ricerca attiva del lavoro, sapete che ormai questa ricerca si compie attraverso prevalentemente siti di annunci, piattaforme di mediazione o agenzie, e spesso per ogni singolo annuncio arrivano centinaia di candidature e alcune aziende, per valutare tutti i curriculum, si stanno dotando di un aiuto. Di questo aiuto ci parla Silvia Vianello, che è una ragazza che ha iniziato in povertà e oggi ha aperto un'Academy di successo che vi consigliamo di seguire, la quale ci fornirà una visione inedita di questo processo di selezione, parlandoci degli ATS. Quali sono questi modi per trovare lavoro? Carta e penna, segnare. Primo modo, mi candido per una posizione aperta. Allora, quando mi candido per una posizione aperta, sia che utilizzo la candidatura semplice di LinkedIn, sia che invece faccio la candidatura di LinkedIn che poi mi rimanda al sito dell'azienda, io devo passare un ATS software, che significa che devo per forza di cose avere un match tra le variabili richieste dal recruiter e da chi ha postato l'offerta di lavoro e il mio profilo. E quindi qui si fa tutta la parte di indicizzazione per vincere contro i filtri degli ATS. Faccio un esempio banalissimo. Ci sono due tipologie di variabili. Le tipologie di variabili che vanno a somiglianza, cioè la headline del mio profilo cita Digital Marketing Manager, per esempio. Sto facendo application per una posizione di Social Media Digital Marketing Manager. Sono simili, ma non sono uguali. Allora, l'ATS vedrà la mia headline, vedrà la headline della job description e dirà 95% di somiglianza. Questa variabile, il software ci darà poi uno score complessivo da 1 a 100. Ogni cosa dove non matchiamo, ovviamente, sarà un punteggio inferiore. E quindi bisogna fare bene questo lavoro. Poi, cosa succede? L'ATS ha anche dei filtri in-out. Se nei filtri in-out, cioè hai questo in, non ce l'hai out, se non lo mettiamo nel nostro profilo, non riceviamo neanche uno score da 1 a 100. Veniamo automaticamente messi nel cestino e magari mettiamo tutto il resto. Ci sono variabili in-out, ci sono variabili a somiglianza, ok?
se sbagliamo nella variabile in-out, che era l'errore che facevano sia la persona che cercava lavoro a Dublino, sia la persona che cercava lavoro in Lussemburgo, se sbagliamo in una delle variabili in-out, possiamo fare 10.000 di non verremo chiamati mai, perché finiamo automaticamente nel cestino. Quindi è importante conoscere tutte le variabili. Il secondo modo per trovare lavoro è farsi trovare quando un recruiter cerca un profilo come noi nella nostra zona. Allora lì okay. non è più l'ATS, conta sempre l'ATS ovviamente, ma conta l'algoritmo di LinkedIn. Quindi dobbiamo indicizzare il nostro profilo in maniera tale che se io e te, Alessandro, siamo due persone, entrambi su Milano, entrambi cerchiamo lavoro come direttore marketing, sparo a caso, okay. entrambi abbiamo la stessa laurea, entrambi laureati in Bocconi, entrambi stessa età, stesse esperienze, se nel mio profilo trovano direttore marketing messo in tutti i certi modi, tutte le parti, 30 volte nel tuo 10, adesso sintetizzo e semplifico. Ovvio. Chiamano te e non me. Tu sempre su di te, o tu sempre su di me, a seconda di come abbiamo perfezionato il nostro profilo. Ti ha interrotto il video? Magari facendo vedere i nostri post, diventando esperti su un tema, e quindi magari voglio lavorare nel food and beverage, vai a vedere il loro profilo, post su food and beverage, zero. Va bene, però magari se smetti di parlare... perché dovrei chiamare te, esatto, rispetto... Insomma, un po' di consistency, no? Quindi in quello che cerchiamo di fare. Quindi dobbiamo essere sicuri che diamo, ok, delle informazioni giuste alla nostra rete, e quindi dobbiamo iniziare a fare rete. Ecco, una piccola sottolineatura su queste 3 minuti di Silvia Vianello. Avete visto come si sta complicando anche un po' la ricerca attiva del lavoro. Dall'altra parte dobbiamo imparare a dialogare non solo con le persone, con i recruiter, i selezionatori, ma anche con gli algoritmi, con i robot, con chi fa una prima scrematura dei nostri curriculum. Ed è importantissimo e fondamentale conoscere le nuove regole, altrimenti purtroppo non riusciremo neanche a partecipare a questo gioco. Lo metto molto tra virgolette. E nell'ultima parte mi sembrava molto bello il riferimento a fare rete. Fare rete perché significa alimentare uno networking, si chiama così, di qualità, che ci può consentire di arrivare alla ricerca attiva del lavoro attraverso il passaparola, che rimane ancora lo strumento più importante, soprattutto in Italia, per trovare opportunità. A te, Palma. Vero, condivido, soprattutto la rete serve anche a mettere in contatto persone con passioni diverse che insieme potrebbero costruire poi la loro realtà di impresa, la loro attività di impiego, oltre che segnalarsi in eventuali posizioni di lavoro. Quindi parlavamo appunto, gli ATS ci spiegano come, ci fanno capire come effettivamente lo strumento che noi utilizziamo per candidarci è il curriculum oppure il nostro profilo di LinkedIn, e come questo debba essere ottimizzato perché la nostra candidatura venga accettata o comunque presa in considerazione. Dunque, in soldoni, mettendola in modo molto semplice, il curriculum è il vostro modo per fare colpo, per attirare l'attenzione. Dovete immaginarlo appunto come un mezzo per attirare appunto l'attenzione su di voi, mostrando il meglio che avete da offrire all'azienda per cui vi state candidando. Non però cadete nell'errore di considerare il curriculum come una lista dove inserire le attività formative o lavorative che avete maturato finora. È un'altra, il curriculum sta cambiando, sta diventando un'altra cosa. Dovete per forza riportare quelle che sono le vostre esperienze, ma diventa un racconto su di voi. Attraverso il curriculum chi lo legge deve capire chi siete, che cosa volete, quali sono gli obiettivi che volete raggiungere. Sapervi vendere non solo per le vostre competenze formali, ma anche per le vostre competenze trasversali. E dunque, rispetto a questo concetto, proponiamo un'altra clip di Lorenzo Cavalieri, che ci spiega appunto come sta cambiando il curriculum.
L'interpretazione classica è di un documento, io chiamo una sorta di carta d'identità professionale, di un documento freddo, burocratico, in cui tu elenchi burocraticamente i tuoi titoli, quello che hai acquisito, e sempre più, e su questo, diciamo così, i giovani oggettivamente hanno una marcia in più, perché sono più portati dal contesto comunicativo, è sempre più un documento di marketing personale. Ed è soprattutto per i più giovani, visto che ci stiamo indirizzando anche a loro, un documento in cui, oltre a raccontare il passato in qualche modo, perché tu nel curriculum racconti quello che hai conseguito finora, quindi fino a un secondo fa, è un documento in cui è molto importante saper vendere il proprio progetto per il futuro. Io credo che un buon suggerimento, se vogliamo spingerci a dare qualche suggerimento, certo, per esempio è far comparire da subito qualcosa che abbia a che fare con il proprio progetto, qualcosa che abbia a che fare con un'idea del proprio futuro, con una progettualità, ti racconto la mia aspirazione, ti racconto quello che voglio essere fra 5 anni, fra 10 anni, non c'è da fare un tema, c'è da condensarlo in 4-5 righe. Piacciono molto i curriculum in cui i ragazzi fanno capire di essere persone con le idee chiare. Cioè ciò che non piace in un colloquio, e quindi anche di riflesso in un curriculum, è intuire che quella è una persona che sta a guardare verso l'alto e dice: beh, dimmi che devo fare. Ecco, la mentalità del dimmi che devo fare, oppure la mentalità del guarda, io i titoli li ho presi, adesso tocca a te, dimmi tu dove mi vuoi mettere. Ecco, questo per ovvi motivi non piace a nessun tipo di selezionatore. Mentre i selezionatori, sia in fase di lettura dei curriculum che in fase di colloquio, amano molto trovarsi di fronte a dei ragazzi che, per quanto possano avere 18 anni, 22 anni, giovani insomma, sanno vendere un progetto, un'idea di futuro, la mia ispirazione è questa, io voglio essere questa cosa qui e sto facendo delle cose che sono coerenti con questo mio progetto. Insomma, Palma, quanto è importante avere il punto di vista di chi sta dall'altra parte. Noi ci troveremo, voi giovani vi troverete a qualche tempo a maturare un'esperienza di curriculum, di colloquio. Vi troverete di fronte esperti come Lorenzo Cavalieri, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il lavoro non è un posto, ma è soprattutto un recruiter. È colui che vi troverete dall'altra parte della scrivania quando vi candiderete a lavorare. Quanto è importante raccogliere questi suggerimenti, questi consigli e mettersi noi nella testa del recruiter, del selezionatore, e capire ciò che a lui piace, ciò che su di lui fa colpo. Questo è il rovesciamento ulteriore di fronte che vi proponiamo. Sì, esatto. Proprio in questo senso è importante far emergere appunto la propria personalità. Per costruire il curriculum, per esempio, molto spesso io consiglio di usare la piattaforma Europass, perché oltre a esserci delle sezioni preorganizzate in cui potete inserire tutte le vostre esperienze, dedica una sezione proprio alle competenze in più, alle esperienze ulteriori che non sono solamente quelle formative o lavorative, e soprattutto, per esempio, di sotto del 9 vi dà la possibilità di inserire un motto. Diceva bene Cavalieri, bisogna essere sintetici ma concreti, ma efficaci, quindi essere bravi con le parole, facendo casomai riferimento a quelli che sono i principi del digital marketing. Appunto per questo in questo discorso vorrei poi puntare l'attenzione sul valore delle esperienze. Le esperienze, come diceva, non solo quelle formative, ma quelle extracurriculari. Nei CV molto spesso non vengono inserite perché vengono ritenute di secondaria importanza. Non è vero. Se avete fatto volontariato, se partecipate attivamente a organizzazioni sportive, qualsiasi cosa, avete fatto le ripetizioni, siete stati babysitter o avete partecipato all'organizzazione di una festa patronale, fatelo, scrivetelo, perché quello dà il polso delle competenze trasversali in più che avete. E in questo senso appunto
vorrei anche inserire nel discorso Rocco, che sicuramente vi potrà dare un input sul valore delle esperienze. Sì ragazzi, allora innanzitutto buongiorno, se vi sollecito a scriverci, quindi a scriverci in chat se avete domande, chiunque voglia interagire con noi può farlo tranquillamente. Allora, io ho 21 anni, sono uno studente di lettere moderne, a breve mi laureerò, sono un appassionato di radio, di giornalismo. Il consiglio che vi do è di portare avanti quella che è la vostra passione, pensare anche alla vostra passione come un futuro lavoro. Infatti, per dirvi, io ho avuto esperienze in radio locali, ho creato una radio web con dei miei amici, porto avanti cortometraggi, ho portato avanti un progetto di radio europea, anche con gli altri ragazzi, quindi con Simone, con Giulia e con Palma, un progetto di radio europea, Engine Radio, più di prima potenza, grazie a Antonino Imbesi. Sto portando avanti un progetto di radio universitaria, quindi diciamo che la mia passione è questa della comunicazione. Io vi consiglio di proporvi, quindi anche sui social, di far vedere ciò che amate, ciò che siete, e questo secondo me è il miglior consiglio che posso darvi. E poi di non aver paura dei giudizi, di non aver paura di nessun giudizio altrui, quindi di andare avanti sulla vostra strada e cercare di concretizzare quella che è la vostra passione. Quindi se avete domande, ragazzi, siamo a disposizione con tutto il team. Sì, grazie Rocco. In realtà Rocco ha appena nominato una parola, cioè ha appena pronunciato una parola fondamentale, che è passione. E in questa ottica di passione vorrei inserire, cioè vorrei far entrare nel discorso anche Simone, perché la passione effettivamente può diventare il vostro strumento per raggiungere appunto il lavoro o crearvi, realizzarvi il lavoro. Se siete amanti di agricoltura o comunque avete qualsiasi tipo di interesse e volete trasformarlo in un lavoro, anche se la passione è l'agricoltura, questa può diventare appunto lavoro in maniera innovativa. E appunto vorrei che Simone, che è esperto di social media, parlasse anche di questo, vi desse uno spunto anche su questo. Sì, grazie Palma, buongiorno a tutti. Su questo fattore che è l'utilizzo dei social network in modo creativo anche appunto nel settore dell'agricoltura, quindi nel settore dei ragazzi che ci stanno ascoltando e seguendo. Non so, immaginate voi come sarebbe bello magari sul web vedere, vi faccio un esempio, la nascita di un prodotto, per esempio, dal seme al prodotto finale, oppure vedere sempre, non so, gli strumenti, l'attrezzatura che utilizzate magari per coltivare i terreni. Cioè tutto questo si può trasformare, quello che fate, il vostro lavoro si può trasformare in un possibile contenuto, appunto da condividere su web, sui social network, che sappiamo essere delle vetrine che mettono, ci collegano con migliaia di persone, se vogliamo con tutto il mondo, fanno vedere alla nostra persona e ciò che facciamo a centinaia di migliaia di persone. Persone che in futuro potrebbero diventare anche possibili clienti, magari se deciderete di creare, non so, un e-commerce online dei vostri prodotti, per esempio, dei vostri prodotti freschi. E quindi quello che mi sento di consigliare ai ragazzi è appunto magari buttate un occhio anche su questa possibilità, perché ogni lavoro, ogni passione, come dicevano prima Rocco, Palma, può diventare un contenuto sul web, e quel contenuto sul web a susseguirsi può diventare un altro tipo di lavoro, ecco. Grazie, esatto, cioè sono molto, condivido pienamente questa visione. Il web può diventare uno strumento ulteriore per rafforzare appunto la vostra visione lavorativa o le vostre aspirazioni lavorative. Però facendo un passo indietro, ritornando appunto nell'ottica in cui voi non vogliate essere imprenditori, ma vogliate essere
parte di un'azienda e quindi divenire dipendenti di un'azienda. Ovviamente parlavamo del curriculum come lo strumento attraverso il quale vi candidate per una posizione e altri piccoli consigli che ci vengono in mente, ovviamente questi nascono dalle esperienze che abbiamo maturato noi da ragazzi che sono in cerca di lavoro. State attenti al curriculum anche in un'altra, da un altro punto di vista. Considerate l'evenienza in cui cercate di candidarvi per più posizioni. Ecco, avete costruito un bel curriculum, curato, accattivante, preciso, ma state attenti perché il curriculum non può essere adeguato a tutte le posizioni per cui vi candidate. Facciamo un esempio, se volete essere impiegati in un'azienda che retail di prodotti agricoli o volete diventare periti agrari per un'azienda, non potrete presentare lo stesso curriculum, perché se volete lavorare nel retail o volete lavorare nell'ambito delle vendite, dovete puntare sulle vostre doti di comunicazione, quindi evidenziare le vostre esperienze in ambito comunicativo. Se volete candidarvi come periti agrari, ovviamente dovrete sottolineare la vostra competenza nell'appunto oltre formale, perché nozionistica, perché sarete lì poi a dover fare da tecnici e consulenti per gli imprenditori agricoli, ma dovrete anche sottolineare la vostra capacità di gestire casomai più clienti insieme, o lo stress o eventuali inconvenienti. Quindi questo è un altro consiglio che ci sentiamo di darvi. Ovviamente occhio alla fotografia, perché deve essere una fotografia quanto più professionale, come ci ricordava nell'altro evento Alessia, e anche all'indirizzo email. Mi raccomando, create un indirizzo email ad hoc su Gmail o su qualsiasi altra piattaforma con il vostro nome e cognome, e non inserite, cioè non casomai le mail che creavamo quando eravamo ragazzini con riferimenti casomai a film o cartoni animati. Per il resto io credo che il nostro contributo per quanto riguarda il curriculum e la ricerca di lavoro sia sufficiente, sia terminata, quindi ripasso la parola a Vito per altre tips e altri consigli. Grazie Palma, ed è importantissimo che voi con la vostra esperienza che state maturando sul campo diate consigli ai ragazzi un po' più piccoli di voi, ma che fra qualche mese o fra un anno si troveranno fuori dalla scuola ad affrontare questi mari un po' tempestosi. E tanti consigli, è bene apprenderli già da oggi. Grazie per questi consigli, appunto. E allora, passiamo alla seconda parte, non prima però di avervi fatto vedere un caso di studio che abbiamo analizzato e vogliamo promuovere, perché abbiamo detto che il nostro territorio spesso è visto come un territorio abbastanza periferico, abbastanza difficile per fare tutto, figuriamoci l'agricoltura, e invece non è così. Vi presentiamo un caso di studio, di successo, di una serra nata a Episcopia, quindi nel cuore del Parco del Pollino, con tre ragazzi, un tecnico e due imprenditori agricoli che hanno scommesso su questa serra in cui si coltivano frutti fuori suolo, e ora vedremo che cosa significa, e questi ragazzi nel giro di un anno e mezzo hanno già creato un loro brand, hanno già esportato su mercati importanti italiani e ci dimostrano come magari a volte il coraggio di provarci, nonostante la perifericità, nonostante le condizioni oggettive di potenziale svantaggio, possa essere invece un fattore di successo grazie ad un primo litro di benzina che è stato dato dal FEASR con un contributo per, credo, il primo insediamento, comunque una misura atta ad agevolare l'autoimprenditorialità, di cui ci parlerà fra poco l'autorità di gestione del fondo Vittorio Restaino. Andiamo dunque ad Episcopia, anche qui una breve clip di 4 minuti per vedere che cosa sta succedendo, e lo facciamo con Nicola Ciminelli, che è un tecnico ma che sta attivamente formando giovani del territorio e li sta facendo diventare imprenditori agricoli. In effetti è proprio così. Diciamo che essendo un'agricoltura nuova, innovativa, io stesso
che sono laureato e che quindi dovevo conoscere bene l'argomento, mi sono dovuto documentare e ho dovuto formarmi insieme ai ragazzi con dei corsi online, perché è un mondo nuovo, un'agricoltura nuova, che prevede praticamente l'utilizzo anche di software, di macchine, di computer che gestiscono tutta la fase fenologica, le varie fasi fenologiche delle piante. E si diceva un basso impatto ambientale perché fondamentalmente diciamo, le piante vengono coltivate diciamo in idroponica, ma non è il nostro caso perché noi coltiviamo in sacchetti di fibra di cocco, quindi tecnicamente si chiama fuorisuolo, e alle piante vengono somministrate praticamente le giuste quantità di fertilizzanti e di acqua affinché la pianta cresca nelle migliori condizioni possibile. Questo ci dà due vantaggi. Il primo vantaggio è un risparmio in termini di acqua, e noi sappiamo che la risorsa acqua nel futuro sarà una delle risorse più importanti. Il secondo vantaggio è quello di utilizzare un quantitativo di fertilizzante giusto affinché la pianta possa crescere, quindi non ci sarà un dispendio di fertilizzanti nel terreno. La sana follia ci è voluta perché c'è voluto questo tocco di sana follia, perché effettivamente non c'erano realtà da poter copiare, diciamo nella nostra zona siamo i primi, in più non potevamo permetterci delle macchine estremamente costose, quindi in parte l'attrezzatura ce la siamo costruiti da noi, riciclando per esempio tubi di plastica che non avevano altro utilizzo, riciclando pali di castagno che non avevano altro utilizzo, insomma riutilizzando materiale che in un certo senso era anche materiale da scarto, per dare vita poi fondamentalmente a una coltivazione innovativa, ma che di innovativa diciamo aveva solo l'idea. Bene, voi dimostrate anche che oggi si può lavorare in modo innovativo dalla Basilicata e da un posto oggettivamente abbastanza periferico, guardando molto avanti, guardando molto oltre. Fin dall'inizio noi abbiamo guardato sì ai piccoli negozietti locali, ma soprattutto ai mercati fuori regione, facendoci trainare anche dal fatto che la Basilicata nell'immaginario comune rappresenta la mamma delle fragole, quindi Policore Scanzano, praticamente attraverso l'idea Candonga, quindi attraverso un brand già affermato, potevamo inserirci anche noi sulla scia. Infatti noi abbiamo registrato anche un marchio nostro, da quest'anno e nei prossimi anni abbiamo anche un nostro brand. I mercati che ci hanno dato le maggiori soddisfazioni sono stati i mercati generali di Firenze e di Roma, quindi noi dalla Basilicata puntiamo a mercati molto più ampi, e il prezzo, che sappiamo bene, data dalla domanda e dell'offerta, ha fatto sì che siamo riusciti a vendere il nostro prodotto a prezzi ragionevolmente elevati, insomma, con grande soddisfazione. Ecco perché dico che se noi riusciamo a replicare la nostra iniziativa e creare una sorta di consorzio, un OP, un'organizzazione di produttori locali di montagna che producono in un lasso di tempo, in un periodo stagionale destagionalizzato rispetto a quello di Policore, possiamo aggredire alcune fette di mercato con un prodotto di qualità. Hai accennato al PSR, quanto è stato importante avere un piccolo ma insomma importante appoggio dal fondo? Diciamo che è stato fondamentale, perché se non ci fosse stato la misura con una dotazione finanziaria, insomma, a pro capite, pro azienda di 70.000 euro, probabilmente sì, e non era molto, ce lo siamo fatto bastare per poter portare avanti e avere, diciamo, lo startup della nostra idea imprenditoriale. Chiudiamo così proprio con un consiglio, con qualche consiglio pratico per i ragazzi degli istituti agrari che ci stanno guardando in questo momento. Sì, il mio consiglio è sicuramente, essendo anche un docente, è quello di studiare, perché l'agricoltura per troppo tempo e gli istituti agrari sono stati considerati una sorta di parcheggio per i ragazzi che avevano poca voglia di studiare. In effetti no, non è così. Soprattutto l'agricoltore del futuro è un agricoltore consapevole, non è un agricoltore stupido, non può essere un agricoltore che arronza, è un agricoltore che deve conoscere diverse discipline, dagli aspetti giuridici a quello chimico, a quello tecnologico, l'informatica. Ripeto, il nostro sistema di coltivazione si avvale dell'informatica, quindi c'è un computer che gestisce tutte le varie operazioni di fertirrigazione. Quindi è, diciamo, il primo consiglio è quello di studiare. Il secondo consiglio è di avere una sana, un po' di follia, perché per qualsiasi idea imprenditoriale il rischio si sa,
fa parte dell'imprenditore, quindi proprio dell'attività imprenditoriale, e poi avere anche fiducia in se stessi, perché secondo me con il lavoro, con l'impegno, i risultati prima o poi si raggiungono. Bene, quanto insegnamento da queste storie, no? Vittorio Restaino, tradizione, innovazione, coraggio, creatività, perseveranza, c'è tantissimo dentro queste storie che lungo tutta la nostra regione si stanno sviluppando ed è fondamentale farle conoscere ai ragazzi per far capire che è possibile investire su se stessi ed è possibile investire sull'agricoltura. Hai il microfono mutato, Vittorio? Ecco. Attivato. Vai. Buongiorno a tutti. È vero, Vito, quello che dici è... C'è anche la qualità del prodotto. Io quelle fragole ho avuto il piacere di assaggiarle. Vi assicuro che parliamo di un prodotto di una qualità eccellente e, come diceva Nicola Ciminelli, con una remunerazione sul mercato interessante. Quindi un'agricoltura non marginale, ma un'agricoltura di primissimo livello dalla pancia del pollino, da quella che potrebbe sembrare un'area remota. E un saluto ai ragazzi, mi fa molto piacere poter parlare di queste cose. Sarebbe stato più bello parlarci di persona, ma lo facciamo ugualmente in questo modo. Ebbene, tu hai fatto una domanda a Nicola Ciminelli, hai detto quali sono state le cose importanti, le parole chiave. Io credo che bisogna recuperare quello che ha detto Lorenzo Cavalieri. Quando Nicola Ciminelli e gli altri colleghi sono venuti qui da noi per il primo insediamento, sono partiti non dicendo cosa possiamo fare, ma avevano già le loro idee, idee ben chiare, come ha detto Lorenzo Cavalieri perfettamente. Quindi il primo suggerimento è avere idee ben chiare, perché attenzione, il sostegno, il supporto che offre un contributo europeo in questo caso è pur sempre un supporto, che si deve però innestare su idee chiare, su capacità di avere idee innovative, sullo studio, sulla capacità di avere anche contezza di essere tenaci, perché non arrendersi alle prime difficoltà. Questo è importante, quelle doti, diciamo, di carattere immateriale che Vito tu hai fatto vedere all'inizio nel corso della tua presentazione. E allora questo mi interessa dire prima ancora di dirti quali sono poi le opportunità del FEASR, perché è importante avere queste caratteristiche di base, altrimenti il cosiddetto sostegno pubblico non serve, non è sufficiente e non sarà un investimento ma sarà stato soltanto una spesa. Noi non dobbiamo spendere i soldi, noi dobbiamo investire i soldi e investirli sui giovani soprattutto. Questa è la cosa importante. E che cosa prepara il programma di sviluppo rurale per i giovani in questo prossimo futuro? Considerate una cosa, cari ragazzi, che l'imprenditorialità giovanile in agricoltura è uno dei must assoluti della comunità europea. Il PSR, ma come il PSR e anche gli altri fondi strutturali, hanno nei giovani uno degli obiettivi fondamentali: promuovere l'occupazione, e in particolare in agricoltura, perché l'agricoltore è custode del territorio. Poter consentire a dei giovani di rimanere a fare agricoltura sul pollino significa consentire all'agricoltura di avere un suo futuro in termini di sostenibilità, di custodia del territorio, di, se volete, anche di prevenzione rispetto a tutta una serie di fenomeni che oggi purtroppo i cambiamenti climatici ci stanno ponendo di fronte. Bene, una delle cose che si mette in campo attraverso il PSR è il cosiddetto primo insediamento, ne ha parlato prima Nicola Ciminelli. Ai giovani viene concesso un premio, e il termine giusto è questo, un premio che la Basilicata ha scelto essere pari a 70.000 euro da offrire ai giovani che presentano la loro idea imprenditoriale e che quindi con 70.000 euro hanno la possibilità di avviare una start-up, quindi di inserirsi in agricoltura. Ma poi il programma offre tante altre cose, tante altre misure. Il programma di sviluppo rurale, vi invito ad andare sul sito del PSR a guardare le opportunità che esso offre. Sì, come dire, è come un menù a tendina che prevede 54 misure. In queste 54 misure c'è la possibilità di poter accedere a tante misure. Il sostegno, per esempio, per la commercializzazione dei prodotti, il sostegno per
fare biologico, il sistema per fare agricoltura conservativa, una delle tecniche innovative di cui tanto si parla e che la dottoressa D'Antonio bene avrebbe potuto spiegare, quell'agricoltura che evita il consumo del suolo attraverso macchine innovative, quindi che evita la ratura. Pensate l'approccio innovativo qual è? Evitare la ratura. Se parlassimo oggi con un agricoltore di una certa età e dicessimo che vogliamo evitare di ribaltare il terreno, di arare il terreno, di vedere quelle arature nere tanto care a noi che giriamo per il nostro territorio, impazzirebbe. Ebbene, l'agricoltura conservativa oggi è questa, è una tecnica innovativa, diversa, ma significa avere un approccio nuovo, innovativo, e ribadisco, torno al punto di partenza da cui mi sono avviato, a quello che diceva chi mi ha preceduto, avere idee chiare. Su quello si innesteranno tutti gli strumenti, vi assicuro che gli strumenti ce ne sono. Chiudo dicendo questo in termini promozionali. Accedete al sito PSR Basilicata, ci sono ben presentate tutte le opportunità che offre il programma di sviluppo rurale, anche per i prossimi 7 anni. Dopodiché avete tutti i riferimenti anche di ufficio e siamo aperti ad accogliere chiunque di voi volesse avere informazioni di ogni genere, dal come avviare un'impresa a come subentrare anche ad un'impresa di famiglia per effettuare un passaggio generazionale. Ogni informazione di questo genere che può essere utile a chi come voi si avvia a chiudere il percorso scolastico e a fare agricoltura così come oggi è richiesto. Grazie Vito. Grazie a te Vittorio. Insomma, mi sembra di capire che, come sospettavamo, strumenti ce ne sono, risorse ce ne sono e arriveranno anche con il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, con il Next Generation EU a livello europeo. Ci sono una marea di opportunità, ma vanno conosciute e poi vanno colte. E va cominciata ad allenare già la testa su quello che voi studenti potete fare da qui a qualche anno, magari in gruppo, mettendovi insieme, come hanno fatto questi ragazzi di Episcopia per costituire questa società innovativa e avviare questa coraggiosa idea che sta già portando i risultati dopo un anno e mezzo. Quindi non ci sono neanche i tempi lunghissimi dell'agricoltura di una volta, forse, e questo concetto di ribaltamento ulteriore ci dà il coraggio per poter guardare ad esempi come quello dei piaceri del pollino ed altri che andremo ad analizzare, a proporvi e a farvi conoscere nei prossimi mesi grazie al PSR, grazie anche a Salvatore Gala del PSR che ha selezionato una serie di casi di studio che noi andremo a raccontare attraverso piccole clip come quelle che avete visto. Bene, grazie al FEAS, grazie al PSR e il consiglio sempre ulteriore è quello di rimanere sintonizzati su quei canali perché lì avrete l'anteprima delle misure che vengono fuori di volta in volta e che potrebbero essere fare al caso vostro per il vostro futuro possibile. Così come accade al FEASR, accade anche al Fondo Sociale Europeo. Che cos'è? Lo facciamo anticipare da una brevissima sigla che ci dà, attraverso delle parole chiave, quello che vuole essere il Fondo Sociale Europeo. Ecco, questo per parole chiave. Io cedo la parola a Giuseppe Sabbia, responsabile della comunicazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per le misure attive, già attive, all'interno di questo fondo importante alla pari del FEASR che abbiamo appena ascoltato. A te Giuseppe. Buongiorno a tutti ragazzi, è un piacere essere con voi. E come avete sentito ci sono diversi strumenti che offrono, diciamo, possibilità finanziarie per il vostro futuro lavorativo. Io provo a condividere delle slide, vediamo un attimo. Ok.
Ok, allora voglio raccontarvi questo fondo, il Fondo Sociale Europeo, perché è uno strumento che potrà essere utile in tantissime occasioni. Si rivolge alle persone in quanto tali, quindi accompagna il percorso di una vita da quelle che sono iniziative che vanno dagli interventi effettuati nelle scuole. Progetti extrascolastici molto spesso sono finanziati dal Fondo Sociale, sicuramente avrete sentito parlare di interventi finanziati dal PON Scuola, e sono anche essi finanziati dal Fondo Sociale, ma vi accompagna lungo l'arco della vita, perché passa da attività di formazione successivamente alla fase di fase scolastica, passa alla formazione nella fascia di attività lavorativa, quindi formazione continua, per arrivare a finanziamenti per l'immissione nel mercato del lavoro, sia che si rivolga alla possibilità di agevolazioni per diventare dipendenti, per essere assunti in un'impresa, e sia per creare delle start-up, come diceva anche prima Vittorio, nel campo dell'agricoltura. Questo lo fa bene il PSR, insomma, con il fondo del FEASR. Insieme, ed è una costola del Fondo Sociale, è anche il programma Garanzia Giovani, forse di cui avrete sentito parlare, che prevede finanziamenti di percorsi formativi, di tirocini extracurricolari, quindi un primo impegno in attività lavorativa, in attività formativa, ma ci impegniamo realmente a svolgere delle attività, oppure servizio civile o autoimprenditorialità, quindi capacità di diventare un'impresa, una start-up. E in ripartenza la seconda fase di Garanzia Giovani, quindi è una notizia che devo darvi, perché è una notizia di estremo interesse. Anche esso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo, sebbene sia un programma a sé. L'intervento formativo più interessante, stando anche all'esperienza pregressa, è quella del tirocinio extracurricolare, appunto, una prova sul campo delle reali capacità e del modo di impegnarsi e dare un contributo alle imprese. E in passato, nella prima edizione, un 30% e oltre dei tirocini si sono trasformati poi in posti di lavoro, quindi è un esperimento che va condotto, che è interessante. Ma ancora più interessante il fatto che è appena uscito, vedete una pagina, un'immagine del sito del Fondo Sociale, in cui si dà la notizia che è stato pubblicato il bando per i tirocini extracurricolari. Questo è il bando che è rivolto ai soggetti ospitanti e datori di lavoro, ovvero alle imprese. Quindi saranno le imprese a candidarsi per offrire la loro disponibilità a prendere dei tirocinanti. Quindi l'invito è, per chi ha terminato il periodo scolastico, per quelli che lo termineranno a breve, e vogliono fare un'esperienza di questo tipo, è di iscriversi sul sito di Garanzia Giovani o su Click Lavoro e così avviarsi in questo percorso. Garanzia Giovani, nella seconda fase, è rivolta dai ragazzi dai 16 ai 35 anni, è stata innalzata l'età, prima era fino ai 29, ora fino ai 35, ed è rivolto ai NEET e ai non NEET. Che cosa sono? I NEET sono coloro che non studiano, non fanno formazione di qualsiasi tipo e non lavorano sostanzialmente. I non-NEET sono quelli che in questo caso non stanno lavorando, sono disoccupati. Però come faccio anche a dimostrare questo? Devo essere comunque iscritto al centro per l'impiego, perché devo dichiarare la mia disponibilità al lavoro. Quindi passaggi importanti sono iscriversi al centro per l'impiego, andare sul sito di Garanzia Giovani o su Click Lavoro e iscriversi al programma. In questo modo potrò fruire di queste agevolazioni. Sempre nell'ottica della parte formativa, un'altra iniziativa del Fondo Sociale, che è stata molto importante e che continua a riscuotere interesse da parte dei ragazzi, è quello dei master. Master universitari sono indicati in questa slide, ma insieme a quelli ci sono anche i master non universitari, quindi per approfondire
conoscenze specifiche, e c'è un contributo che arriva fino a 10.000 euro in funzione dell'ISEE, quindi è un contributo rilevante e che non solo, che consente di effettuare un master in qualsiasi posto del mondo, quindi anche la capacità e la possibilità di affinare la conoscenza delle lingue o di specializzarsi in ambienti o in nazioni, diciamo, dove ci sono delle attività nel settore di interesse che sono all'avanguardia. Anche questo è un settore, un avviso che è stato molto sfruttato, che si ripete più o meno annualmente, e anche a questo ha dato possibilità di lavoro molto importanti. Insieme alla parte formativa, dicevamo, ci sono anche interventi che danno la possibilità di diventare impresa, di avviare una startup. Questa è una, il microcredito. Il microcredito vi offre la possibilità di avere un finanziamento fino a 25.000 euro con una idea imprenditoriale, e garantisce la regione, cioè voi non avete bisogno di dire io poi come faccio a restituire questi soldi, garantirà la regione per voi, e quindi avrete un accesso a questo prestito che andrà restituito a tasso zero in 6 anni, quindi insomma in maniera molto molto diluita nel tempo, ed è una possibilità importante. Non solo, ma ha un altro vantaggio che è continua. Quindi fino al 30 giugno del 2023 potrete presentare proposte e domande al Sviluppo Basilicata, che è il soggetto gestore per la Regione Basilicata di questa iniziativa. C'è self-employment ancora nell'ambito della Garanzia Giovani, che offre in maniera analoga fino a 50.000 euro. E quindi con questo stiamo vedendo che iniziative in favore dei giovani ce ne sono tante. Quindi il concetto qual è? Insieme alla necessità di acquisire competenze, di acquisire soft skills, di sapersi saper gestire la propria persona fra social, curriculum vita, richieste di lavoro, idee su che cosa vogliamo fare, ci sono poi dall'altro lato tante risorse finanziarie. C'è la nuova programmazione, lo diceva prima il dottor Restaino, per quanto riguarda il FEASR. Partirà la nuova programmazione, la 2021-27, che significa? Significa che ci garantirà ancora per un bel po' di anni a venire una serie di opportunità finanziarie, tanto in campo dell'agricoltura, tanto in campo sociale. Quindi risorse finanziarie ne abbiamo, dobbiamo soltanto decidere e avere voglia di insistere e di provarci. In questa slide vedete che il Parlamento europeo voleva riservare nell'ambito del FSE Plus il 15% delle risorse all'occupazione giovanile. Quindi è una quota importante, rilevante di risorse finanziarie. Significa, proviamoci, voglio dire, la possibilità reale ce l'abbiamo. Ultimo elemento che volevo darvi, su cui insomma soffermarvi, è importante riuscire a cogliere le occasioni e riuscire a sapere che c'è in quel momento un bando, un avviso, una possibilità reale di ricevere un finanziamento, di realizzare un'iniziativa. Come faccio a fare questa cosa? La cosa più semplice è seguire i canali social dei fondi, perché in questo modo ho una notizia immediata sul mio cellulare. Riesco ad avere un'informazione di prima mano e quindi posso avere il tempo necessario per partecipare e utilizzare quelle risorse. Quindi il consiglio è, oltre che seguire le pagine web dei vari programmi comunitari, che tra l'altro sono raccolti con una home page comune, quindi diciamo se io vado su www.europa.basilicata.it ho accesso sia al sito del Fondo Sociale, che a quello del FEASR, che a quello del PSR, quello del FESR o quello di altre iniziative comunitarie eventualmente in corso. E l'altra cosa, insomma, era quello della pagina Facebook. Qui, nel caso specifico, vi indico la pagina del FSE Basilicata 2014-2020, quindi linkatevi a questa pagina perché, voglio dire, se vi collegate avrete la possibilità di avere informazioni di prima mano. La stessa cosa ovviamente potrete fare con il PSR perché, voglio dire, stiamo parlando poi di attività in agricoltura e è necessario che conosciate tutte queste iniziative. Io mi fermerei qui. Grazie. Grazie Giuseppe. E quindi ricordiamo ancora europa.basilicata.it per avere accesso a tutto ciò che si muove sui fondi europei
di gestione della Regione Basilicata. Nell'ultima schermata che ci ha presentato il dottor Sabia c'era scritto che 20.000 persone hanno fruito di queste agevolazioni, di questi aiuti, di questi sostegni, di questa primo litro di benzina, come amo chiamarlo io. E 20.000 sono tantissime. E la differenza tra fruirne e non fruirne spesso passa appunto dalla conoscenza di questi strumenti. Se io so che c'è uno strumento a mia disposizione, posso candidarmi. Se non lo so e rimango in fase di attesa passiva, purtroppo queste iniziative mi passeranno sopra e io non riuscirò mai a coglierle. Abbiamo selezionato anche qui una clip molto veloce di 2 minuti di un caso di successo di un ragazzo, che Giulio, che è riuscito attraverso una prima misura del Fondo Sociale Europeo a trovare la via del lavoro, dell'impiego, dell'impresa e quindi del proprio successo personale. Andiamolo a vedere. Sono Giulio, ho 31 anni e vengo da Melfi. Ho una laurea in scienze ambientali e forestali, conseguita nel 2016, con una forte passione per tutto quello che è la green economy. Dopo la laurea, a distanza di un anno, sono venuto a conoscenza del progetto Garanzia Giovani, diciamo, con un po' di diffidenza verso quello che poteva essere il risultato finale, però ho iniziato la frequentazione del corso per l'imprenditorialità. A distanza di 3 anni da quel corso sono qui a parlare della mia azienda. Siamo riusciti a creare, grazie partendo dalle nozioni di Garanzia Giovani, un progetto che ancora oggi vive, sta crescendo e che soprattutto corona quello che è stato il sogno, che era un sogno di qualche anno fa. Poter realizzare qualcosa in cui il mio contributo fosse presente, visibile, realizzato con il mio impegno quotidiano, sacrificio. Io oggi sono il responsabile tecnico e socio fondatore della Green Family Farm SRL, che è una società agricola che si occupa di produzione e commercializzazione di tutti i prodotti derivanti dalla canapa. La base di tutte queste, di tutto questo progetto è stata la frequentazione, comunque le nozioni acquisite durante questi mesi di Garanzia Giovani. Sono venuto a conoscenza del progetto Garanzia Giovani attraverso delle ricerche su internet. Avevo intenzione di frequentare corsi che mi permettessero di avere un background imprenditoriale. Oggi posso ritenermi soddisfatto e riconoscente di quel percorso. Non è stato il punto di arrivo, ma sicuramente un punto di inizio. Il mio consiglio è di avere sempre gli occhi aperti verso tutte le opportunità che la pubblica amministrazione, la regione e l'Europa offrono ai giovani per poter avviare un percorso sia di autoimprenditorialità che di avvicinamento al mondo del lavoro. E questa era la testimonianza di Giulio Festa, 30 anni, insomma, ben soddisfatto e avviato sulla via dell'autoimprenditorialità, che è uno dei trend del prossimo futuro. Insomma, anche lui ha detto: mi sono avvicinato con scetticismo, no? Perché probabilmente quello che ci suona sempre in testa è: sì, sono fesserie, sì, te lo dicono, ma non funziona, sì, è così, ma... Però se non ci proviamo non riusciremo mai a capire che invece le opportunità reali ci sono e che possono essere colte soltanto se appunto andiamo con uno spirito proattivo e non scettico e pessimista. Vi volevo presentare un altro strumento ulteriore, vi ho fatto cenno prima, si chiama Crescere in Digitale. Questa volta il soggetto promotore è la Camera di Commercio della Basilicata. Che cosa si fa? Ci sono aziende che vogliono migliorare dal punto di vista delle competenze digitali e giovani che non trovano lavoro ma che possono avere con questa opportunità un tirocinio di 6 mesi retribuito a 500 euro al mese frequentando appunto il corso di Crescere in Digitale. Qui parte tutto sempre da Garanzia Giovani, poi il portale indicativo è crescereindigitale.it, si frequenta un piccolo corso e si arriva ad un matching, ad un incrocio con le aziende che cercano giovani e spesso non ne trovano.
un altro dei paradossi di questo mercato del lavoro. E questa è un'altra opportunità reale. Pensate che quello che succede è che ci sono tante aziende che si candidano su Crescere in Digitale, ma non trovano ragazzi disposti a fare un tirocinio di 6 mesi retribuito a 500 euro al mese. Succede anche questo. Crescereindigitale.it, mettetevi anche un ulteriore appunto. Un ultimo invece input che vorrei darvi, e poi passiamo alla fase del questionario che ci serve per capire se avete gradito questo appuntamento e che cosa volete approfondire per i prossimi eventi che possiamo organizzare insieme alle vostre scuole, e poi al quiz che mette in palio una cuffia Sony per aggiudicarvela attraverso dei piccoli elementi che abbiamo disseminato qua e là in questo evento. Quindi chi è stato magari più attento e chi sarà più pronto o pronta a rispondere si aggiudicherà questo piccolo gadget, questo piccolo premio. Dicevo, un'ultima clip che volevo farvi vedere. Fino ad ora abbiamo parlato del pubblico, no? Europa, Fondo Sociale Europeo, FEASR, Camera di Commercio, tutti enti pubblici, ma sta cambiando anche la formazione dei privati. Vi faccio vedere una startup che ha portato il modello anglosassone in Italia. Che cosa fa? Vi forma per 6 mesi e vi fa diventare sviluppatori web, e abbiamo detto che il digitale ormai è dappertutto, e con un valore della formazione di 4.000 euro e non vi fa pagare nulla. Chiudo un attimo la condivisione schermo, e non vi fa pagare nulla, vi fa praticamente restituire questi soldi, questi 4.000 euro comodamente in rate piccolissime da quando voi iniziate a lavorare. Quindi, ricapitolando, vi dà l'opportunità di iniziare un percorso molto professionalizzante di 6 mesi e vi fa diventare sviluppatori web. Dovreste pagare 4.000 euro, non pagate un euro. Alla fine del percorso loro si preoccupano di cercarvi un'occupazione e solo quando sarete entrati al lavoro potrete pagare praticamente questi 4.000 euro in comodissime rate. Una cosa rivoluzionaria che sta cambiando anche il mondo della formazione privata. Noi quello che vogliamo fare è offrire un corso molto professionalizzante a chi vuole fare sviluppatore software. E vogliamo far sì che tante persone siano in grado di accettare questa sfida e di formarsi. Proprio per questo abbiamo deciso di non avere costi di iscrizione, quindi chiunque con un diploma di scuola superiore si può effettivamente iscrivere alla nostra scuola. E come hai detto tu, si comincia a ripagare il costo del corso soltanto se e quando si trova lavoro. Quindi se tu ci pensi, noi ci assumiamo il rischio di trovare le persone giuste che possano essere effettivamente diventare, no? Sviluppatori software. Ci prendiamo il rischio di formarli nel modo corretto e anche di trovare abbastanza opportunità di lavoro per far sì che possano essere impiegati e di conseguenza garantirci la sostenibilità. Questo modello è assolutamente, diciamo, rischioso per noi, ma vuole in qualche modo accogliere tutti coloro che possono pensare di fare dello sviluppo software il proprio mestiere. Se c'è un buco così importante nella formazione e nel mercato del lavoro, bisogna trovare anche modalità innovative di proporsi. Noi abbiamo scelto di farlo così, non è detto che sia il modo migliore, ma sicuramente è un modo, una modalità che può abbassare la difficoltà per i ragazzi e le ragazze di iscriversi, e abbiamo anche voluto spingere moltissimo sul Sud Italia, perché da un lato mancano 250 o 500.000 sviluppatori software, dall'altro 3 delle 10 peggiori regioni in Europa per occupazione giovanile, ahimè, sono al Sud Italia. Quindi chissà che non sia veramente il digitale e le skill digitali vere e serie che possono comunque andare a creare occupazione dove serve di più. Allora, il corso dura 6 mesi, ci si iscrive facilmente andando sul nostro sito, quindi develop.co, si può accedere facilmente a una serie di test che durano pochissimi minuti, dall'inglese alla logica, ma fattibili per tutti, insomma, e in più chiediamo una breve registrazione di una video
introduzione, così che noi possiamo già conoscere i candidati prima poi di fare l'ultimo step, che è un colloquio individuale con il team nostro di sviluppatori. Il corso richiede un impegno serio, full time. La durata di 6 mesi può sembrare tanto, ma in realtà per professionalizzare forse a qualunque mestiere sono pochi, perché bisogna comunque evolvere la propria forma mentis, acquisire hard skills, anche soft skills, quindi noi cerchiamo di prenderci cura di tutto questo. E alla fine del percorso che cosa si può andare a fare? Si può diventare sviluppatori software. Noi questo l'abbiamo già dimostrato per i corsi che abbiamo lanciato nel 2019 e nel 2020, e effettivamente i ragazzi, anche che hanno finito i nostri corsi lo scorso Natale, molti di loro sono già impiegati. Tieni conto che rispetto a una scuola normale, noi abbiamo anche, al di là della scuola, un'agenzia di sviluppo software. Quindi alcuni dei ragazzi che fanno la nostra scuola hanno poi la possibilità di venire assunti direttamente da noi e lavorare a progetti veri con i propri insegnanti, che altro non sono poi che sviluppatori senior. E questa è un'altra grande opportunità che viene concessa, e vedrete che questo modello verrà replicato sicuramente. Quanto alla serietà di questa startup, vi dico che il creatore Massimiliano Costa, che avete appena visto, è un ragazzo, uno startupper seriale che nella sua precedente esperienza ha creato un'app che si chiama Shared Meal e ha donato ben 90 milioni di pasti ai paesi del quarto mondo, per dirvi l'efficacia delle idee di questo ragazzo che si è messo a disposizione dei talenti del sud, o comunque di chi vuole scommettere sull'informatica, per non solo lavorare ma anche lavorare da casa, perché ho parlato con tanti ragazzi che sono usciti da questa scuola, tra cui una ragazza 19enne di Palermo, della provincia di Palermo, la quale dice: io ho realizzato il mio sogno, faccio quello che voglio, lo faccio da casa mia senza dover avere la necessità, come è successo a tanti miei concittadini e corregionali, di dover andare all'estero, di dover andare al nord. Il mondo si sta orizzontalizzando da questo punto di vista, ma bisogna cogliere queste opportunità. Ok, siamo arrivati alla fine di questa maratona di consigli. Speriamo di non avervi troppo bombardato con questi input, ma è importante farvi conoscere le tante opportunità che ci sono. Vi chiediamo soltanto, prima del quiz finale, di compilare un questionario di gradimento. Lo trovate dove? Sul sito jobbingfest.it, c'è un menu principale, sezione questionario, lo aprite, in qualche minuto lo compilate tranquillamente. Oppure c'è un click su questo link che ho abbreviato, che vi consente di arrivare sempre comunque al questionario. Vi diamo qualche minuto di tempo per compilarlo, ci servono 3-4 minuti. Per noi è importante capire se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, che cosa volete approfondire per i prossimi appuntamenti che le singole scuole possono richiederci. Siamo a vostra disposizione non solo oggi, ma anche nel resto dell'anno scolastico, e speriamo anche dal prossimo, se i sostenitori di quest'anno ci daranno ancora fiducia. Nel frattempo io lascio questa schermata in onda e chiedo sia a Vittorio Restaino sia a Giuseppe Sabbia un po' qualche commento rispetto a quello che abbiamo visto e quello che i nostri ospiti ci hanno detto. Sta cambiando tutto, ma ci stanno arrivando una marea di opportunità, Vittorio. E il consiglio per i ragazzi è sempre quello di non attendere, di essere proattivi e di cominciare a capire che il futuro possibile si può immaginare fin da oggi, fin dai banchi di scuola. Sei d'accordo? Sì, Vito, sono d'accordissimo. Il messaggio da lasciare oggi ai giovani è proprio questo. Non un stupido e banale ottimismo, ma realisticamente credere che con le proprie idee ci sono possibilità di realizzazione e autorealizzazione personale e lavorativa qui dove siamo nati, qui dove viviamo, qui dove ci sono comunque condizioni che non sono marginali, periferiche, perché sono così per definizione. No, sono così perché noi le vogliamo o le contestiamo e siamo capaci anche di modificarle.
siamo attori e protagonisti del nostro futuro, non siamo coloro che subiscono il fato, non siamo coloro che, siccome vivono in Basilicata, vivono nell'area sud della Basilicata, non hanno le medesime possibilità di chi vive in Emilia-Romagna. Certamente le condizioni di contesto ci possono mentalmente indirizzare, ma vi assicuro, cari giovani, che le opportunità ci sono, gli strumenti ci sono, e viviamo un contesto che merita di essere apprezzato da noi. Sfuggiamo al rischio della emulazione, dell'andar via, perché c'è molto senso di emulazione. Mettiamo invece in moto un meccanismo emulativo del voglio fare ciò che ritengo di poter fare, perché vale, perché mi dà l'opportunità e perché mi consente di essere presente nel mondo, anche stando qui in Basilicata. Sì, infatti, Vittorio, il concetto è anche qui ribaltabile. Non lavoro in Basilicata, ma lavoro dalla Basilicata, perché questo cambia completamente tutta la nostra prospettiva, come abbiamo visto per i ragazzi di Episcopia. Lavoro dalla Basilicata. Con le mie competenze sono in grado, e con le tecnologie oggi sono in grado di arrivare ovunque. Giuseppe Sabbia, un'ultima sottolineatura prima di passare al quiz. Sì, sono perfettamente d'accordo con Vittorio. Io dico, seguite le vostre passioni, analizzate voi stessi e vedrete che ci sono tutti i supporti e tutti gli strumenti per aiutarvi a realizzare le vostre idee, le vostre iniziative. Ci saranno difficoltà sicuramente, però insomma, ci sono tante persone, tante strutture che vi possono dare una mano in questo. Un'ultima informazione io avrei colto l'occasione per dare è quella dello strumento del Toolbox, che è uno strumento che è stato realizzato e aggiornato già da tanti anni a questa parte, che offre al suo interno una serie di indicazioni per avvicinarvi al mondo del lavoro, quindi sulla conoscenza delle soft skills, su come ci si avvia al lavoro, su come si può analizzare la propria idea per capire se quell'idea può essere realizzabile, può avere un successo non solo come idea di per sé, ma anche nel mercato del lavoro, nel senso che può essere appetibile per qualcuno e quindi vi possono pagare per quell'idea. Insomma, ci sono una serie di consigli all'interno su come si fa un curriculum vita, su come si sta sui social, su come si fa il personal branding. Si chiama Toolbox, è all'interno del sito del Fondo Sociale Europeo, nell'area documentazione e pubblicazione. Quindi se digitate, lo cercate, lo trovate. Insomma, nel caso ci sono difficoltà, ce lo fate sapere anche come scuola e noi vi possiamo sia dare un po' di copie e sia darvi le indicazioni su dove reperirlo. Credo che sia uno strumento molto utile per i ragazzi. Assolutamente, grazie a Vittorio Restani e a Giuseppe Sabbia. Passiamo alla parte del quiz, ma io volevo anche sentire un attimo Giulia del team che è alla ricerca attiva del lavoro, sta realizzando un master, non l'abbiamo sentita oggi, qualche sua considerazione proprio al volo, Giulia, rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Sì, diciamo che io sto appunto facendo un master perché mi sono resa conto anche grazie alla pandemia, perché ha bloccato tutto e diciamo mi sono anche io fermata a pensare a quello che appunto potesse essere il mio futuro e la mia vera passione. E mi sono resa conto appunto che la mia passione più grande è quella del viaggio e quindi mi sono chiesto, ho detto come posso fare per lavorare e viaggiare allo stesso tempo. Quindi mi sono informata un po' su tutto questo mondo e ho anche riflettuto su quelle che appunto sono le mie competenze, sia in ambito professionale, ma sia appunto le mie competenze trasversali. E niente, quindi in realtà io sono molto fiduciosa del mio futuro perché ho capito, diciamo, quello che voglio fare, che poi è la chiave di tutto, no? Quindi... E stai maturando questo processo a fine percorso universitario. Quanto sarebbe stato importante iniziare a rifletterci già prima durante la scuola. È questo che noi vogliamo fare, cercare di anticipare i tempi, rendervi più consapevoli delle opportunità e del proprio potere personale che si può esercitare. Perché se arriva prima
a maturare delle scelte che magari ragazzi e ragazze come Giulia stanno maturando in una fase un po' più avanzata della loro vita. E anticipare i tempi è fondamentale. E quindi questa è l'ultima sottolineatura, grazie Giulia, che abbiamo dato a voi ragazzi. Ora mano allo smartphone, perché appunto è il tempo del quiz. Sperando che la tecnologia ci dia una mano come è successo nelle precedenti edizioni. Allora, andate su menti.com, questo sito di Serious Game, di giochi formativi ed educativi, menti.com, e digitate il codice 90426819. La piattaforma vi riconoscerà e vi farà entrare all'interno di una piattaforma di quiz in cui con 4 domande proveremo a ricapitolare un po' di indizi che abbiamo disseminato qui e lì durante questa giornata. Ecco che i primi giocatori iniziano ad entrare, vengono classificati come icone e vengono accettati per questa fase del quiz. Per i vincitori, lo dico già da adesso perché è importante, i vincitori dopo la quarta domanda avremo la classifica finale, quindi il vincitore dovrà fare uno screenshot della schermata appunto che dà la vittoria e inviarla a info@jobbingfest.it insieme al suo nome, cognome, indirizzo fisico e numero di telefono, perché poi noi invieremo tramite Amazon a casa un gadget che è queste cuffie professionali Sony, che possono essere un bel gadget e simboleggiano comunque un ascolto attivo, che è uno dei messaggi che vi abbiamo lanciato oggi. Siete ancora pochi, 4 persone, menti.com. Il codice è 90 42 68 19, lo lascio ancora in sovrimpressione, ancora qualche istante e poi chiuderemo gli ingressi per il quiz, quindi fate presto, arriviamo almeno a 10-15 concorrenti per mettervi in gara. Oggi vinciamo tutti, ma qualcuno poi porta a casa anche un gadget messo in palio dal Jobbing Fest. Siamo a 10, non so se anche i ragazzi del team vogliono intervenire, ma forse è meglio lasciare la priorità ai ragazzi delle scuole. 4 domande abbastanza semplici per metterci alla prova. Siete pronti? Ancora 30 secondi e poi do il via al quiz. Oggi abbiamo numeri ridotti rispetto all'ultima volta quando avevamo oltre 100 partecipanti, ma i numeri sono... Ti chiedono di ripetere il codice. Il codice è 90 42 68 19. Il sito è menti.com. Dovreste vederlo anche qui in condivisione, ma magari chi ha un solo device deve uscire da Zoom e deve entrare su Menti, quindi capiamo anche le difficoltà. Non tutti sono connessi dalla LIM e dalla scuola, ognuno può seguire anche magari solo da casa. Allora, ultima volta menti.com, il codice 90 42 68 19, qualche altro ingresso ce l'abbiamo. E allora provo a dare il via al quiz che mette in palio, abbiamo detto, un paio di cuffie Sony. Andiamo. Prima domanda. La piattaforma premia chi risponde bene e chi risponde veloce. Gli ultimi 20 anni hanno subito un'accelerazione pari ai quanti anni precedenti? 300, 350, 400 o 500? Questo indizio era contenuto nella sigla di inizio del Jobbing Fest. Vediamo chi risponde e vediamo chi risponde bene. Allora, 3 persone hanno risposto bene, cioè gli ultimi 20 anni hanno subito un'accelerazione pari ai 400 anni precedenti. Pensate alla tecnologia e l'innovazione, quanto sta spingendo in avanti. In base alle vostre risposte vediamo la prima classifica, come si sviluppa. Credo che Graziella sia stata la più veloce a rispondere bene a questa domanda, poi LoveSight e poi Sonia sono sul podio e poi ci sono gli altri, ma ovviamente tutto può succedere nelle prossime
domande. Andiamo alla seconda domanda. Che cosa vi chiediamo questa volta? Vi chiediamo qual è il punto di osservazione di Frank Arleo, uno degli ospiti che abbiamo presentato. Lui parla di ruralità estrema, di ruralità innovativa o di ruralità rara? Se ricordate la sigla della sua agenzia che si chiama Rurality, non sarebbe difficile comprendere come sia ruralità rara. Anche qui tre persone su nove hanno risposto bene. Vediamo la classifica se cambia e come cambia. E qui l'Offsite fa un salto in avanti e diventa, credo, primo in classifica. Corrado secondo, Graziella scende al terzo posto, poi Sonia e Valentina. Questi i primi cinque, ma ovviamente ancora una volta tutto può succedere con le ultime due domande. Vediamo la terza. Che cosa ci chiede? Ci chiede cosa significa PSR, lo abbiamo ripetuto più volte nel corso del nostro incontro. Programma di sintesi rurale, progetto di sviluppo rurale o programma di sviluppo rurale? Anche qui l'abbiamo ripetuto, anche qui qualche indizio c'è stato, vediamo un po' chi se rispondete bene. Qui siete stati molto attenti, bravi, 5 su 9 hanno risposto bene, programma di sviluppo rurale. In funzione di questa risposta vediamo la classifica com'è cambiata. Qui mi sembra che ci sia un altro sorpasso da parte di questo camioncino che rappresenta Corrado, che passa in testa alla classifica, seguito da Maria Carmela, Graziella, Silvio, Damiano, Future, Sonia, eccetera, eccetera. Ultima domanda, ancora una volta tutto può cambiare con quest'ultima risposta. Vediamo la piattaforma che cosa ci chiede. Come si chiamano i sistemi che fanno una prima scrematura dei curriculum vitae? Qui ne ha parlato Silvia Vianello, annunciata da Palma Bertani. Si chiamano AST, ATS o TSA? Qualcuno suggerisce già attraverso la piattaforma, vediamo se è arrivato il suggerimento, è arrivato a 6 persone su 9. ATS praticamente in italiano sono sistemi di tracciatura automatica, quelli che fanno una prima scrematura dei nostri curriculum. In funzione di queste risposte vediamo chi è stato il più bravo, la più brava, il più veloce e la più veloce, e andiamo ad assegnare queste cuffie Sony. Credo che Corrado abbia consolidato la sua leadership ed in effetti è così. Quindi un applauso per Corrado, che con 2.274 punti vince questo contest, si porta a casa questo premio delle cuffie. Corrado, fai uno screenshot di questa schermata, inviala a info@jobbingfest.it con i tuoi dati, nome, cognome, indirizzo di residenza, CAP, città e un numero di telefono, perché sono dati che a noi servono per farti arrivare a casa il pacco di Amazon che ti porterà delle cuffie in omaggio. Vittorio, abbiamo chiuso con un simpatico contest per così rilassarci un po' dopo tante informazioni importanti, e un modo per mettere in sana competizione anche i ragazzi che oggi hanno assistito a questo incontro. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio anche Salvatore Gala che si affaccia alle tue spalle, ringrazio Giuseppe Sabbia, ringrazio tutti. Grazie a te. Coloro che ci hanno sostenuto e hanno permesso che questo Jobbing Fest potesse svilupparsi. Abbiamo altre iniziative per fine aprile, per maggio, che poi vi faremo arrivare, perché il jobbing è un allenamento continuo, e quindi quanto più riusciamo ad essere palestra continuativa, tanto più riusciremo a cogliere il nostro obiettivo. Grazie anche ai ragazzi del team che come sempre mi supportano con grandissima professionalità, e grazie ai ragazzi che hanno deciso di seguirci, grazie ovviamente a docenti e dirigenti scolastici che hanno accettato di partecipare a questo incontro. Vi ricordo che
i docenti e i dirigenti potranno mandarci l'elenco dei ragazzi che sono intervenuti in questo evento per avere gli attestati di partecipazione che possono essere utilizzati per PCTO, per alternanza scuola-lavoro, o per i crediti formativi. Anche questo è un piccolo vantaggio che chi ha partecipato può esercitare rispetto a chi invece è rimasto passivamente a casa. Allora, grazie ancora a tutti, buona giornata, buona continuazione di attività. Ciao Vito. A risentirci e a prestissimo. Buona giornata. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti e grazie. Arrivederci.